No, pensavo di... Quasi, quasi. Comunque un giorno di questi per far veloce mi farò malissimo, lo sai, vero? È sabato mattina, sto aspettando, fa un freddo incredibile, sto aspettando che arrivi Andrea per fare la prossima recensione, o meglio, per fare l'unboxing delle scarpe che mi sono appena arrivate da Sporttime Mantova. Vediamo se Andrea riuscirà, come al solito, a capire e stabilire quale sia il peso di questa scarpa, quali sono le caratteristiche che la contraddistinguono e soprattutto se si avvicinerà del 5%. Gliela presterò per qualche giorno per effettuare i primi test, altrimenti me la tengo io, anche perché secondo me questa è una scarpa davvero innovativa, una scarpa di un marchio che non abbiamo ancora raccontato qui sul canale. Vediamo comunque cosa ne pensa Andrea. Sto aspettando che arrivi, ci vediamo dopo. Paradossalmente è appena arrivato. Ciao Andrea, tutto bene? Sì, dai. Come procede? Bene, Oh, c'è un pacchetto per te, non so bene. se... Cavolo, ho sentito che stavi facendo la preview, ma non ho capito. Ma sei arrivato proprio nel momento in cui... Nel momento in cui hai detto che mi stavi aspettando. Vabbè, beviamoci un coffee, che come al solito non manca mai a casa nostra, e poi dopo apriamo magari la scatola e andiamo a correre. Andiamo. Andrea, buongiorno, tutto bene? Ciao Max, sembra di essere ritornati a dicembre. Ma quanti gradi ci sono? Ho comprato un nuovo prodottino che lo misura molto bene. Sì, quello della macchina misurava 6 gradi, il tuo dice 7 gradi e 7, Vabbè, quindi... dopo alla fine del video vediamo. Dai. Ma oggi che cosa vuoi fare? Voglio aprire la scatola più velocemente possibile. Ma metteremo come al solito il cronometro, batterai, si metti meno da dire la scatola a fare un chilometro. No, non lo so. Va bene, vai, procedi. Vado? Vai. Parto? Vai. No, pensavo di... Quasi, quasi. Comunque un giorno di questi per far veloce mi farò malissimo, lo sai, vero? Guarda, guarda. No, quello dell'altra volta comunque era scandalosamente complicato. Tac, fatto. Vestiario? Metto un attimo dietro. Ah, alla fine... Ovviamente Andrea devi come al solito ricordarti. Ma tu hai già guardato la scarpa. La scatola l'ho vista. Vai, Va bene, procedi. non l'avrei mai indovinata però, perché dai piani che ci eravamo dati. Allora, il colore l'ho visto che è bianco. No, ci ho visto la marca, ma non saprei dirti, è la prima che tocchiamo e quindi... Un'ottima marca comunque. Sì, volevamo partire con loro in questi giorni, alla fine siamo partiti oggi. Allora, Quanto pesa? quanto pesa? Ti direi 220-240. Sì, allora ti dico che a tocchicciarla c'era qualche scarpa che aveva un'intersuola così... Adesso non mi viene in mente, però boh, adesso ci penso, mi verrà in mente, proprio ho dei vecchi ricordi di questa tomaia, di questa intersuola. Tomaia invece mi sembra comunque classica ma tosta, sembra quasi plastificata, sa, a tocchicciarla. È rigida o flessibile? Ah, è vero. No, molto rigida, tallone morbido, cioè morbido, cuscinoso ma rigido.
E mi sembra che anche tutta la tomaia sia abbastanza dura. Mi hanno detto che si corre molto velocemente con questa scarpa. Bisogna provare, l'ho guardata comunque. Direi facciamo questa cosa, tra l'altro magari prima apri anche il... Si vede che comunque arrivano dal mondo del basket, perché me le ricorda molto, la suola è molto da giocatori di basket, la durezza della scarpa mi sembra molto da basket, ma anche la tomaia alla fine mi ricorda. Vabbè, avremo tutto il tempo di provarla. La Dynablast assomigliava molto come, ecco. Bisogna capire adesso al piede com'è. Già, vuoi provare? Prova al piede. No, ovviamente ho preso il mio numero. Bianco? Eh? Bianco. Allora, è una scarpa super precisa, in effetti il numero di Max mi sta stretto, mi sta giustissimo, come se dovessi andare ad usarla come scarpa da passeggio. Direi che bisogna prendere la stessa misura se la utilizzate per le gare, se no da valutare anche forse mezzo numero in più, poi Max dirà anche la sua, che sono un po' in dubbio, diciamo. È comunque una scarpa molto precisa rispetto ad altre che ti lasciano un po' di spazio nell'avampiede. Tra l'altro dietro di te ce n'è un'altra, non arriva da Sport Time, ma ti consiglio comunque di provare. Dovevo aprire anche il vestiario. Cosa ci mandò? Ah, le loro... Ah, la marca è quella della mia squadra di basket. Sono gli stessi colori della mia squadra di basket, nero e verde. Si vede? Dietro c'è un'altra scarpa che non c'entra niente con Sport Time, l'ho presa qualche settimana fa, sono curioso di sapere qual è la cosa. Questa non ho guardato neanche la scarpa. Allora, è molto leggera. Ancora più leggera dell'altra, no? Sì, anche se sembra più ingombrante come... Ho visto la marca della scarpa, però no, non l'avrei mai indovinata. No, in effetti ti direi che non l'avrei mai indovinata, è un'intersuola abbastanza importante, sembra duretta, non lo so. Guardala. Inizi il colore zarro. Direi che era giusto provarla, questa ce l'hanno davvero chiesta in tanti nei tempi. È una scarpa molto interessante, perché adesso non so quanto l'hai pagata, ma sul sito Reebok di solito si trovano sempre a prezzi stracciatissimi. Però questa è la versione fatta, non è la versione normale. Ok. Allora, è interessante perché ha comunque tanta gomma, sembra che abbia dei punti di protezione in più, un tallone bello rigido, anche lei comunque classica perché ha il tallone imbottito ma rigido, due tipi di mescole diverse, una molto più morbida sotto e una molto più dura sopra, e il battistrada che praticamente sembra una chiodata, quindi molti punti di grip. Poi guarda qua, l'intersuola ha dei punti oltre che due livelli, anche sotto ha dei punti di appoggio con la mescola più morbida, quindi una parte qua più dura, quella dove c'è l'arco plantare. Bah, interessante. Vabbè, prova due secondi. La provo al piede. Ah! Ahia, questa va bene a me. Il colore della scarpa è stupendo, ma è una scarpa che dobbiamo provare allora adesso per capire se è troppo grande o troppo piccola. Come calzata mi sembra filantissima, sembra un Flyknit, anzi tutta una cucitura unica,
Boh, proviamola in corsa perché sembra una scarpa figa. Poi Max mi dirà il prezzo e sono curioso di sapere perché di primo impatto sembra un'ottima scarpa. Va bene, grazie Andrea. Ascolta, andiamo a farci una corsetta con un paio di scarpe, non ti dico quali, e poi torniamo qua, facciamo qualcosa. Due considerazioni prima di concludere il video. Andrea si è dimenticato di dire di che scarpe stiamo parlando. In primo luogo ci sono le scarpe di Under Armour, azienda americana famosa nel basket che da qualche anno si è pure lanciata nel mondo della corsa. Tra l'altro una scarpa molto innovativa perché è una di quelle connected, ossia si collega pure al telefono, ne parleremo magari più in dettaglio durante la recensione. Questa è la Velocity Wind che tra l'altro ha un drop 8 26-18 mm, pesa solamente 230 grammi, forse un po' stretta, ma comunque ne parleremo. Inoltre c'è pure la famosa Float Ride Run Fast 3.0 di Reebok, che è un'azienda di proprietà di Adidas, ma che sarà venduta nei prossimi mesi, così come è stato annunciato nell'ultima trimestrale. Anche questa è una scarpa di 8 mm, tra l'altro di 213 grammi. Prima di concludere la recensione, sappiate che pur essendo lo stesso numero, entrambe le scarpe sono assolutamente molto diverse, quindi è sempre importante capire, e noi per questo lo facciamo qui sul canale, è sempre importante capire come calza la scarpa stessa nel caso in cui vorreste comprarla su internet. Sappiate ovviamente che qui sotto ci sono dei codici sconto. Nessun impegno se la volete provare o se no comunque aspettate pure la recensione. Non mi voglio comunque dilungare in chiacchiere, nei prossimi giorni ne parleremo sicuramente molto in dettaglio. Grazie davvero, speriamo che possiate vedere la nostra recensione. Sono molto contento perché ci state inondando di messaggi e che quindi dimostra che il nostro ruolo di recensore piace davvero. Grazie ancora, ciao, alla prossima. Sì, vi ricordo anche se volete di mandarci anche voi qualche coffee virtuale, che qua Max sta dilapidando le sue finanze. E poi arrivano tra poco le Pegasus 38, quindi quelle mi sa che le pago io, quindi. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo dopo. Ciao ragazzi, ciao ciao.